Ciao bellezze e ciao belli. Mi vedete uguale a video precedenti, ma questa sera ho un po' di tempo libero a disposizione e sto registrando una serie di video che vi caricherò man mano. Scusate la voce, l'ho persa nei video precedenti perché esco fuori da un'influenza. Dopo 15 giorni, forse mi sto riprendendo e ho ancora un po' di naso tappato verso la sera e quando parlo mi cala un po' la voce. Allora, video prodotti finiti. Ho una bella bustina. Inizio subito perché ho un po' di cose da farvi vedere. Premetto che siccome ho fatto la rottamazione da Tigotà, ho praticamente rottamazione make-up, quindi dando un prodotto finito make-up, ricevi il 25% su un nuovo prodotto, sempre di make-up, make-up e smalti come sconto del 25%. Quindi non li trovate qua perché li ho dovuti consegnare, però più o meno mi ricordo cosa ho consegnato, magari ve lo dico insieme quando parlo della bustina make-up. Scusate. Ho un sonno fenomenale, va bene. Maleducazione a go-go, scusatemi, ma ho sonno. Allora, ho queste. Ho un po' di cosette, non so come. Aspetta, me le posiziono qua. No, però poi ho bisogno di una parte dove lo facciamo così. Iniziamo da, vabbè, Cotoneve, i cotton fioc di cotone. I cotton fioc, no, i dischetti di cotone, quelli un po' grandi, che mi piacciono molto e non lasciano pennucchi, quindi io mi trovo sempre bene e li ricompro per la centesima volta. Poi ho finito il Vivi Verde Coop, il burro cacao. Finish. Non ce n'è più. L'ho anche scavato. Sì, mi piace. Consiglierei di aggiustare un po' la profumazione a quelli di Vivi Verde. Non è che mi faccia impazzire. Quando ho le labbra tanto screpolate, faccio fatica a tirarle su solo con questo. Però dai, in linea di massima mi piace. Quindi ogni volta sì, lo ricompro. Adesso ho ricomprato uno dei provenzali perché volevo provare uno dei provenzali, ma insomma, questi sono più o meno i prodotti che compro. Poi ho provato questo campioncino di balsamo della Biocap, che è praticamente balsamo nutriente e districante senza siliconi e menate varie. E mi è piaciuto molto. Quindi probabilmente è per capelli opachi e sfibati con olio di jojoba e cerameli vegetali. Linci non si vedrà mai, quindi io proverò a mettervelo. Devo dire che mi è piaciuto, quindi promosso. Non so se comprerò la full size, perché ho appena comprato un balsamo, però ecco. Poi ho finito l'ultra dolce della Garnier alla mandorla con il 96% di ingredienti naturali biodegradabili senza parabeni, siliconi e quant'altro. Allora, la profumazione è buona, però per me è troppo dolce. Sui capelli, siccome rimaneva, per esempio al mio compagno non piaceva, cioè io mi lavavo i capelli, dicevo, senti come profuma, e lui faceva che faceva schifo. Devo dire che sì, il suo lavoro lo fa, me li ha anche però un po' appesantiti. Difatti non l'ho ricomprato. Nell'emergenza sì, forse lo ricomprerei. Però per ora provo altro, ecco, magari altro della stessa linea. Era un po' pesantino per me, perché ho già il capello molto liscio di mio. Ho finito della. Perché abbiamo questa abitudine di lavarci qua in casa. Della Yves Rocher
Bio. Questa che è, dovrebbe essere alla mandorla, no, a burro al burro di karité, la profumazione, molto buona, a me piaceva, sono insomma quelle profumazioni coccolose, dolciose, che a me piacciono, quindi assolutamente promosso e lo ricomprerei. Non sei finito, ma ti devo buttare, è questo della Nature's Argan, un vero peccato perché è pieno. Però ragazze, cioè pieno, no, dai, l'ho usato a metà. forse, bah, lo ricomprerò, però adesso sa da arancido, quindi lo ricomprerò forse perché è l'unico autoabbronzante che non mi macchia, che ha un effetto molto naturale, molto... molto molto bello. Per risparmiarlo e non metterlo sul corpo, tante volte non l'ho messo perché ho detto magari da sì, è prezioso solo per il viso qua e di là. In realtà se l'avessi usato non l'avrei buttato. Questo comunque era credo sia sui 25-26 euro. Mi piace molto e fa il suo dovere. Oltretutto non ha parabeni, non ha paraffina, cioè è molto molto buono. Però purtroppo, ciao. Altro prodotto del non sei finito, ma te devo buttare è Moschetas Rose Contours. Puzza che è una cosa, non mi è mai piaciuta e mai mi piacerà. Non la ricomprerò. È completamente bio. Allora, la questione è intanto che il contorno occhi fatto così non mi piace. Perché devo tocciare dentro col dito, non mi va. Seconda cosa, si assorbe nel 2000 mai e cioè io alla sera e anche alla mattina non c'ho voglia di stare 3 ore là a massaggiare il contorno occhi. Un minutino anche sì, ma 10 minuti con st'occhio bagnato no, completamente bocciato e sinceramente no, effettivamente poi siccome lo lasciavi sopra idratava perché comunque rimaneva tanto prodotto su in superficie, magari durante la notte faceva effetto. Però no, 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 non mi va, non mi piace. Altro che ti devo buttare è della Equilibra burro di karité. Perché è da un pezzo che ce l'ho là. Cioè, in realtà non puzza, però io credo che fatta una certa bisogna pure buttarli. Comunque ero arrivata qua al fondo, no, non è che non l'avessi usato. Ecco, io inciterei le case produttrici a fare a minor prezzo confezioni più piccole, perché noi donne amiamo provare e cambiare anche i prodotti. Quindi se questo fosse stato magari più piccolino a 50 ml l'avrei finito nel tempo, non avrei buttato metà prodotto e avrei speso meno. Mi dispiace veramente tanto buttare le cose così. Anche per le creme, forse 50 ml sono troppo. Mettete metà prezzo, fate magari una confezione più economica, meno insomma, meno sì, costosa a livello di materiali, però ci date magari la possibilità di finire tutti i prodotti anziché buttarli perché non mi va. Allora, prodotto di make up che mi dispiace buttare via, ma devo perché poi pizzica. È questo Kabuki di Clarins, o meglio di Clarins. Questo qua perché pizzica e niente, ha fatto il suo dovere, quindi ciao. Poi ho finito intervallo salva slip 2,65 euro. Sì,
ho ricomprato questi, quindi mi sono trovata bene. Ho finito questo per le gambe, Venerutone gambe, per alleviarle, dare freschezza. Sì, buono. C'è ancora qualcosa, però è vecchio e quindi niente. Ha un effetto menta sulla gamba d'estate, è molto carino l'effetto, ecco, per chi soffre di gonfiore e pesantezza. Ti devo buttare e mi dispiace, ma perché t'ho finito, è questo siero della Rosalia che vi ho fatto vedere in un video, o l'erboristeria, andatevela a cercare, così mi date anche qualche visualizzazione. Scherzo. È un siero che, se vedete, c'è proprio una goccina piccola piccola, ma non si prende più su, perché è praticamente col contagocce e non lo pesca. Ho provato di tutto, sono andata dentro col cotton fioc e ho preso quello che potevo. Mi piace moltissimo la profumazione delicata, fresca, mi piace moltissimo la sua consistenza. È un siero per pelli giovani, sicuramente. Fa un po' l'effetto tensore, quindi si può mettere anche sul contorno occhi, e lo mettevo anche sul contorno occhi d'estate, quando mi si lucidava la pelle mettevo solo lui. E devo dire che non avevo comunque pelle secca, quindi il suo lavoro di idratazione lo faceva. Ovviamente la sera mettevo una crema. Mi è piaciuto molto, probabilmente lo ricomprerò. Per ora ho l'altro siero da finire e voglio finirlo. Questo è molto più leggero rispetto al siero della Delidea. Sono due prodotti diversi. Questo, secondo me, incontro all'estate è perfetto per le pelli miste. Mi dispiace, ciao. Mamma, mi dispiace. Altro che ho finito è l'olio di jojoba, che ho usato per struccarmi, ma è un po' sprecato. Voglia di fare impacchi sui capelli non ne avevo. So che si può usare per tante cose. Comunque sì, mi sono trovata bene, non ha odore, non ha niente, come sì, è un olio. Lo ricomprerò quando mi servirà. Butto via. Ah, finito un solvente unghie di questo senza acetone, senza infamia, senza lode, perfetto. Poi e qua ci spendiamo due parole. Struccante bifasico, meno male che sei finito. Allora, non ho più la confezione, vado in erboristeria e chiedo uno struccante bifasico che non abbia schifezze. Mi fido della commessa perché mi conosce da infiniti, no, mi conosce, insomma, sa che non voglio prodotti praticamente con schifezze. Ho detto: guarda, questo è azione ultra delicato, lozione fisiologica 2 in 1, occhi sensibili, c'era scritto fuori anche naturale, qualcosa del genere. Poi vado a casa, vabbè, vado a casa, apro la confezione, la sera mi strucco, però rimetto nella confezione perché volevo tenervi il cartoncino il giorno, e tra l'altro ho detto: madonna mia, ho detto sarà pure naturale, ma non serve una minchia, perché sul mascara e quant'altro non avevo un effetto, tant'è vero che ho dovuto mettere un po' di olio di cocco per sciogliermi quella sera il trucco. Va bene, ho detto vabbè, ho preso una buca per... Sì, che a volte capita magari con prodotti naturali che però non fanno il loro lavoro, e ho detto vabbè, almeno ormai lo finisco, lo uso tipo acqua micellare. La sera dopo ho detto: ma fammi leggere l'inci. In prima posizione c'era il ciclo pentasiloxane, se non mi sbaglio. Cioè, la marca è questa, Naturalité. C'era il silicone. La volta dopo sono andata, dopo 2-3 giorni in coso, ho detto: guarda che tu mi hai dato una schifezza, cioè là in prima posizione il silicone.
Lei si voleva morire. Io ho detto, guarda, sì, non per niente, mi sembra l'abbia pagato sui 10 euro. Mai più una cosa del genere. Difatti poi avevo comprato questo qua per struccarmi l'olio di jojoba. Comunque una schifezza unica. Oltre a non fare il suo lavoro, ha anche ingredienti da schifo. Quindi assolutamente no. A quel punto compravo 2 euro uno struccante qualsiasi al supermercato. Poi ho finito questa mini taglia del detergente delicato di Bioficina Toscana. Sì, mi sono. C'è ancora qualcosa. Mi sono trovata bene. L'unica cosa a me di Bioficina Toscana mi dispiace, ma gli odori che fino ad i profumi che fino adesso ho sentito mi fanno tutti schifo. Sono troppo erbosi e non mi piacciono. Questa ve ne ho parlate 100 volte. Olio di dattero. La maschera. Mi piace molto la profumazione. Anche se quello della Bio Cap, lo shampoo, forse mi ha conquistato un attimino di più. Dell'idea una maschera viso purificante, sì, senza infamia, senza lode, fa il suo dovere. Non mi è dispiaciuta per niente. Quindi questo è tutto la parte prodotti finiti per il corpo, per il viso e quant'altro. Poi make up. Allora, io ho consegnato a Tigotà il mascara di Essence, quello che si girava, che faceva cagare. Ah no, non l'ho consegnato, ce l'ho qua. No, gli ho consegnato due blush, uno della Mesauda, che è quello che usavo sempre, color aranciato, che non era finito, però il buco c'era in mezzo, però comunque non aveva buoni ingredienti, l'ho buttato via. Un altro dell'Estée Lauder, che ho usato praticamente tutto st'inverno, però ha brutti ingredienti, quindi l'ho cestinato. Una matita occhi marrone, che era finita praticamente. Un correttore della Clarins aranciato, che ha un pessimo inci, oltretutto non serviva molto a coprire, della Clarins, sì, della Clarins sempre l'eyeliner, che era finito completamente, della Deborah e della Rimmel l'eyeliner, che ho sostituito con quello di Kiko che ho su. Che non ha dimeticone, cose del genere. Non so adesso, immagino l'inci non sia perfetto. Comunque mi è rimasto questo make up che vi faccio vedere, tengo da parte, non butto diretto, perché nel caso mi servisse altro di make up fino a fine. Aspettate che però lo svuoto. Fino a fine marzo è valida la promozione. Allora, finiti, o meglio, te devo buttare perché sei secco e comunque mi fai schifo. È il Get Big Lashes di Essence, puzza pure. Beh, con questo scovolino io non mi sono trovata per niente, non mi faceva niente, non mi piace e quindi che ti devo dire, no. Completamente bocciato. Questo ve l'ho lasciato per mostrarvelo. In realtà credo l'abbia usato 3-4 volte. Puzza anche questo. È il Get Big Lashes. No, è The Lash Curler, che aveva sto twist qua. Comunque non fa niente. Non in curva, non fa, non mi piace. Ta-da, cestiniamo. Poi finito con mio rammarico il Natural Compact Powder Mattifying, che io ho adorato. Si era sbriciolato alla fine, ho buttato le ultime briciole adesso qui nel cestino. Però devo dire, mi è piaciuto tantissimo, l'effetto matte c'era, era impalpabile sul viso, uniformava, mi piaceva veramente veramente tanto, lo ricomprerò. Per ora ho preso la cipria, quella di Essence,
Però ecco, è uno dei miei prodotti, diciamo, che rimpiango perché è finito, perché lo adoro. L'altro amore puro è, ve ne ho parlato un miliardo di volte, le Fard di Avril. Questa nella colorazione desert, non so se ve l'avevo già fatto vedere che era finito, non mi ricordo. Comunque ho preso fino agli ultimi residui. Io lo adoro e come illuminante e come ombretto per qua, per sotto l'arco sopraccigliare. È l'illuminante per l'occhio qua che preferisco in assoluto. Non ne ho trovate di uguali fino adesso, neanche nella Naked. Lo adoro, ops, lo ricomprerò sicuramente. Perché adoro anche il suo accoppiato che avevo comprato insieme, che è quello marroncino. E, cioè, io diciamo con loro due faccio il turco giornaliero. Quindi, volendo portarmi via poche cose, due cose sono loro due e mi piacciono a morire, dura tutto il giorno. Altro amore, amore, amore è l'occhioni di Neve Cosmetics che ricomprerò. Questo ormai si è seccato, ho fatto di tutto per inverire, l'ho rianimato, gli ho messo le gocce dentro, sotto l'acqua calda, da chiuso per vedere se si scioglieva, ormai è finito. La pecca che ha occhioni è che si secca subito, però io lo adoro, cioè mi dà volume, me le incurva, mi fa questo sguardo da cerbiatta che a me piace da morire. È un volumizzante molto naturale, però non ti dà quell'appiccicaticcio. A me piace, io l'ho ricomprato credo per la terza o quarta volta e lo ricomprerò non appena potrò. Magari eccola, volevo comprarlo con Perfettina perché mi incuriosiva molto quella matita, quindi proverò. Ultimo, Natural Power Blush di Benecos. Ragazzi, questo mi si è rotto, penso, il terzo giorno che lo avevo. Adesso provo ad aprirlo. Cioè, che ve lo dico a fa? Non ho avuto neanche il modo di provarlo, a dire il vero. Cioè, la colorazione non era male, pescata, è quello a tre colori. Nel sito vedete i tre colori insieme, aveva il chiaro illuminante un po' più sbrilluccicoso, un marroncino laterale e un salmone dall'altro lato. Probabilmente lo ricomprerò se lo trovo in offerta, ok? Perché il colore mi piaceva, era il trio Fall in Love, non so se vedete. Però, cioè, in queste condizioni non si può utilizzare. Cioè, uno, non si mischiano i colori. Due, cioè, faccio un macello per truccarmi. Quindi, anche no. Quindi, ragazze, bene. Ho finito 23 minuti. Vedete se non è finito. Però avevo parecchie cose. Tante volte dico poche cose, ma sì, lo faccio dopo, lo faccio dopo, lo faccio dopo il video e mi ritrovo poi che ho un casino di cose da mostrarvi. Bene, ragazze, io mi vado a struccare, vi faccio anche il video, come vi ho anticipato nell'altro video, così oggi faccio un po' di video, vi faccio vedere come strucca il Delidea, lo struccante della Delidea e niente, poi me ne vado a nanna perché ho sonnissimo. Un bacione, ciao ragazze.